pensavo a una donna, a un incontro mancato con una donna. Un incontro mancato. Un incontro mancato è un grande enigma, quello che avrebbe potuto essere e non è stato. Ha mai pensato alla complicata ragnatela di coincidenze che provoca un incontro? Questo incontro tra me e lei, per esempio, quante probabilità esistevano che io e lei ci incontrassimo? Quante probabilità esistono in una città di 10 milioni di abitanti che due persone che non si conoscono si incontrino? Mi dica, una su un milione, una su un miliardo? Le statistiche non sono mai state il mio forte. Neanche il mio. Abbiamo visto un momento dello spettacolo Sita Iegas. Oggi la mia ospite di Va Pensiero è una ragazza ribelle che di mestiere fa la regista teatrale. Ha mosso i primi passi nel leggendario Piccolo Teatro di Paolo Grassi e di Giorgio Strehler. E dal 1973, ossia dalla sua apertura, è regista titolare del Salone Pier Lombardo, il teatro che ha fondato assieme a Franco Parenti, il teatro che ora è intitolato a Franco Parenti. La mia ospite di oggi anima da sempre, senza soste, la vita culturale del nostro paese. E quindi con grande piacere che vi presento André Ruth Chammat. Come sta? Come sto? Come si può stare? Cioè ci raccontiamo, siamo esperti di teatro e facciamo finta che tutto vada bene. Io sono in campagna e cerco di pensare che aspettavo solo questo momento, cioè di tagliare le ortensie, però è una bugia. No, e la domanda che uno si fa è: ma la gente avrà voglia di tornare a teatro? Certamente sì. Sì, certamente sì. Ma non se bisogna prendergli la febbre, fargli disinfettare le mani, metterli dentro delle... Cioè, voglio dire, diventa, non so, un tormento. Oggi sono perplessa. Prima bisogna aspettare che non se ne possa più di tecnica, di questi apparecchi, del Zoom. Prima bisogna proprio non poterne più. Allora uno è pronto a pagare un prezzo, anche a far la coda e così, e tornare a vedere della gente veramente. Ecco, io penso che tra poco succederà. Io per esempio non ne posso già più, ma insomma. Cerchiamo di resistere almeno per la durata della trasmissione, però le posso dire che tutti gli ospiti che vengono da noi, non soltanto quelli che si occupano di teatro, sostengono che questa necessità, questo bisogno è molto vivo, per cui io sono ottimista e verremo presto a vedere gli spettacoli anche nel suo teatro, glielo garantisco, è una promessa. Senta, bene, però... aspetta, lo spettatore numero uno si chiamerà Piero Maran. Va bene, adesso però la faccio arrabbiare ancora di più e le chiedo di commentare il fatto che nel gruppo di lavoro dei 17 formato dal plenipotenziario dell'emergenza Colao, che è una persona rispettabilissima, meno rispettabile secondo me il numero, la quantità e quella cozzaglia dei 17, non c'è neanche un personaggio che si occupi di cultura, non c'è un membro che si occupi di cultura. Com'è possibile tutto questo? Non c'è nessuno di noi, ma non di cultura, di spettacolo. Però quel gruppo, che poteri... Bah. Ma che poteri ha quel gruppo? Perché poi so. C'è, adesso vedo che per fortuna ci sono i sindaci che dicono che vogliono anche loro parlare, c'è il governo, ci sono le regioni, ci sono le commissioni. Io penso che, allora, cambiamo, facciamo rewind e diciamo che sono molto ottimista, che il Covid sparirà, che ci sono degli specialisti, proprio dei grandi scienziati che dicono che dopo 71 giorni questo virus muore, tutto quello che stiamo dicendo finirà con l'estate e per fortuna tra ottobre e novembre ci accorgeremo che tutte queste misure sono inutili e ricominceremo come se niente fosse. Facciamo finta che... No, però diciamo che queste misure sono state molto utili fino adesso e che speriamo tutti, ecco, di non averne più bisogno. Va bene? Ecco, bene, va bene, meglio così. Io conosco molto bene la sua energia,
l'ho toccata con mano in più occasioni. Lei ha postato recentemente un pensiero di Marina Abramovic: la cosa più difficile da fare è non fare. Ecco, come fa lei a non fare, a parte le ortensie? La testa dove va in questi giorni di isolamento? La sua testa vulcanica? No, ma io ho capito che non fare vuol dire essere, e spero di rispondere a questo verbo. Ci sono, nel senso che ho provato l'esperienza di... Sì, che invece ce l'ho fatto, ho cambiato verbo, ci sono in pieno. Che è poi quello che credo volesse dire Marina Abramovic, cioè arriva un momento in cui invece di dire a una persona tu cosa fai, cerchi di capire chi è, e quando cerchi di capire chi è non c'è bisogno di fare una definizione, di definire, di fare le caselle, così ti permetti di essere tutto e il contrario di tutto, che è quello che spero di essere io in questo momento. Io sono contento di segnalare al nostro pubblico l'hashtag Casa Parenti, perché da metà marzo sulle pagine del Teatro Franco Parenti, social evidentemente, Andrea Rucciamà carica dei brevi video di riflessioni private, non solo, intorno al teatro, alla quarantena, sempre con quella spontaneità, quella verità che fa parte del suo carattere. Ecco, quindi troviamo qualcosa di positivo da questa pandemia, dobbiamo farlo. Il tema è questo, trovare qualcosa di positivo in tutte le situazioni, però cominciare a dire che è bello che, per esempio, nella nostra piscina ci sono le papere, ci sono delle foto che ci sono arrivate che stanno nuotando, beate, contente. Chiariamo al pubblico, quando André Rucciamà parla della nostra piscina, non è una piscina dove lei si trova in questo momento, è la piscina del Teatro Franco Parenti, che grazie a un meritorio lavoro di recupero, una piscina splendida, una 50 metri fatta credo durante gli anni del fascismo, è stata recuperata ed è diventato un luogo misterioso, si chiamano i bagni misteriosi, preso a prestito da De Chirico, ed è un luogo veramente di grande forza, molto amato dai milanesi. Ecco, ma sono arrivate le papere anche lì, quindi? Ci sono arrivate e ci sono le papere nell'acqua, e così come ci sono i caprioli che sulle spiagge, però ci sono anche i cinghiali per le strade di Roma e ci sono i pescecani che si avvicinano alle rive perché non ci sono più le navi che lasciano il cibo. Per cui, ecco, allora secondo me è l'equilibrio tra queste cose, cioè avere sicuramente la capacità di scoprire delle dimensioni che ci siamo negati, però non possiamo rinnegare, è come una grande storia d'amore, finisce e tutti i difetti del mondo a quella persona, no. Se la distruggi, distruggi una parte di te che ci hai vissuto insieme, no? Per cui io ho vissuto quella vita, non è che qualcuno aveva la pistola puntata alla mia tempia per farmi vivere in quel modo, ho vissuto perché mi apparteneva, forse ho leggermente sacrificato altre parti di me, che lo stimolo sia di cercare di vivere più parti di noi, va bene, cioè di fare ancora più roba, cioè, usciti da qua dobbiamo fare quello che facevamo prima, più lasciare spazio a tutte le parti di noi che abbiamo messo un po' a tacere, ma non meno, cioè sennò veramente i pescecani vengono e mangiano noi perché hanno fame. Una cosa che le suggerisco, che dà molto sollievo anche a me e ai miei figli, quando finiamo questa conversazione, passa anche in sovrimpressione per il pubblico la segnalazione. Se lei digita sul Regione Lombardia Falchi, c'è una telecamera sul tetto del Pirellone, credo, dove hanno nidificato un falco pellegrino e i suoi cuccioli sono nati. E quindi a qualsiasi ora del giorno e della notte uno si collega e vede i tre falchetti, il falco che torna con il cibo, ed è una cosa stupenda. Appunto, ma si potrà averle. Io invece di non venire mai qua qualche pomeriggio, verrò Ortensio o non Ortensie, no, ma veramente è come sempre, cioè adesso improvvisamente io sono anche spaventata, perché quando la gente dice ho ricominciato a, non so, faccio le lezioni di inglese, e falle anche dopo, potevi farle anche prima, cioè non vorrei, perché
la pigrizia, anche i bambini, se tu non li mandi a scuola e non li fai appassionare, non è che è naturale, no? Come quando uno è al sole, che è a caldo, buttarsi nell'acqua fredda, uno non ci entrerebbe neanche nel mare, ma poi sa che quando entra nel mare è contento. Allora ci sono delle cose che la testa ci dice, no? Ci dice se lo fai poi sei contento, se no uno non leggerebbe un libro, non vedrebbe nessuno, tutte le persone sono un problema perché i rapporti sono sempre difficili, se non affronti nessuno, ma è fantastico, cioè facciamo come quelle generazioni di ragazzi che stanno chiusi in camera, che chattano, non va, il sesso non si farà più, si farà solo virtuale. Certo, può andare molto bene come non andar bene, però insomma la vita è una scommessa, un rischio. No, è importante sapere che il rischio che cos'è, se non vogliamo più rischiare niente. Ecco, questo io penso, che il rischio è una cosa meravigliosa e rischiare vuol dire anche perdere. Non è tutto facile. Mai. Soprattutto ecco, non so se ho detto cose che non dovevo dire. No, assolutamente. Poi questa è una trasmissione molto libera. Andrea, le faccio vedere un breve filmato. Alle sue spalle, un regalo per i nostri telespettatori, c'è un bel ritratto di Giuseppe Verdi e quindi penso a Manzoni, mi fa venire in mente Manzoni, per cui Verdi ha scritto la meravigliosa messa da Requiem, e Testori. Io ho avuto la fortuna a febbraio, prima di chiudere il teatro, di vedere I promessi sposi alla prova, il testo manzoniano di Giovanni Testori, ed è stato un grande regalo, è stata una serata bellissima. Tra l'altro, se si ricorda, poi siamo stati anche insieme con gli artisti e Filippo Timi, ed è stato un vero regalo del teatro. Ecco, Testori scriveva di aver sempre riconosciuto in quel momento della storia della Lombardia, quello della peste, lo specchio in cui i nostri anni tribolatissimi potevano riflettersi, meditare e così trovare una sorta di spinta verso il futuro. Sembrano parole scritte adesso, questa mattina, e mi generano in me ancora di più amore per Testori. Ci vuole parlare di Testori? Testori a proposito di tante facce di una stessa persona. C'erano tanti Testori, poi c'erano anche le epoche, perché ognuno di noi è, a seconda dei periodi della propria vita, in un modo piuttosto che in un altro. C'è stato il Testori anarchico, amico di Leo Ferré, c'è stato che aiutava tutti i ragazzi più disperati, c'è stato il Testori violento, c'è stato il Testori alla morte di sua madre dolcissimo, che aveva trovato anche quel Dio che lui bestemmiava perché non si faceva vivo. E I promessi sposi lui l'ha scritto appena era morta la sua mammetta, e aveva anche un bisogno di dolcezza, aveva uno spessore che aveva sempre avuto ma che gli è venuto fuori. E la cosa che colpisce è quando il maestro, che poi questo sarebbe veramente il finale di una conversazione, perché il maestro alla fine dice ai suoi allievi, a questi che hanno recitato la parte di Renzo, Lucia, eccetera, quando dice se nella vita andrete avanti e avrete delle delusioni, beh, succede, bussate alla sua porta, bussate con forza e lei vi aprirà. E uno degli allievi dice, ma lei chi? E lui risponde, la speranza. Ecco. Questo era come stava Testori in quel momento. Però padre Cristoforo, cioè il maestro, quando a Milano c'è la peste, fa un inno a Milano molto forte e dice, siccome I promessi sposi sono alla prova dell'oggi, della contemporaneità, lui mette Milano alla prova di questa pandemia, di questa peste, e dice questa prova è un sì che veramente ti rinnova. Ecco, noi stiamo dicendo sì
Ecco, bisogna, sì, vuol dire darsi, vuol dire non sottrarsi. Ecco. Noi cerchiamo di non nascondere la testa sotto la sabbia e darsi alle difficoltà, rimboccarsi le maniche, e così ci dovremmo. Milano si rinnoverà. Milano che poi, essendo invidiata e odiata per come era sempre la prima della classe, tutte le regioni d'Italia adesso sembrano come felici di vederci in ginocchio. Non è una bella cosa, però noi siamo felici che loro non abbiano il contagio. Bello, la ringrazio. Andiamo un attimo in pubblicità. La pastorale di Beethoven ci fa pensare alla natura. Lei sta passando questi giorni in campagna, sappiamo, in particolare guardando la natura. C'è qualche autore o verso che le torna alla mente più spesso? Beh, tanto per essere un po' complessa, perché oggi mi rendo conto che è molto complicato rispondere a ognuna di queste domande. Perché da una parte hai scoperto la musica del silenzio, che è una musica potente, perché poi questo silenzio è un silenzio che non è assordante, come si dice alcune volte, non è il silenzio che molti mi raccontano, interrotto dalle sirene, delle ambulanze, o un silenzio innaturale. È la sua musica, è la musica di questo posto. Però dico la verità che adesso, quando sento, non so, Satie, mi colpisce molto. Ecco, per ieri non riuscivo a staccarmi da Satie, dalle Ginoblédi. Poi, perché no, sarà da Beethoven. Il fatto che comincio a sentire il bisogno di quello che gli uomini hanno creato vuol dire che sento che sto uscendo da qua, lentamente, quello che l'uomo ha fatto per la nostra mente. Il famoso livello del non dell'indispensabile, cioè cominciamo a volere il superfluo, questo meraviglioso, eccezionale superfluo che ci dà il senso dell'esistenza. Lei ha incontrato i grandi maestri, ha lavorato con i grandi maestri, li ha conosciuti, Strehler, Ronconi, Testori, Franco Parenti, Edoardo, con cui ha lavorato mentre preparava Natale in casa Cupiello. Da chi vorrebbe sentir raccontare quello che sta succedendo? Deve fare una scelta. Allora, io sto immaginando uno spettacolo che non farò, ma non so se lei ha visto la manifestazione che c'è stata a Tel Aviv, di tutta la piazza piena di persone in piedi a un metro di distanza. Ecco, quell'immagine che aveva una potenza straordinaria, prima di tutto perché vuol dire che gli uomini sanno, al di là dell'obbligo, sanno gestirsi, cioè si potrebbe fare delle raccomandazioni invece che con le multe, perché la gente si vorrebbe proteggere. Per cui a me piace quello, ma immaginavo uno spettacolo che magari sulla piattaforma dei Bagni Misteriosi o sul nostro palcoscenico ci siano molti attori di molte età, di molti colori, chi più anziano, chi più giovane, e che ognuno dica uno dopo l'altro un pezzettino di come ha passato questo tempo. E cioè io vorrei tutti quelli che io ho conosciuto, chi lo farà con la voce bassa e pesante, chi scherzerà, chi prenderà in giro tutti come sarebbe Franco. Cioè comincio veramente a sentire il bisogno della complessità.
Ecco, forse perché a forza di frasi fatte, di idee ripetute, di comunicazioni di numeri, lei che si occupa di musica classica, una grande sinfonia avrà tanti momenti, no? Avrà il momento dell'adagio, poi avrà il momento... Allora, abbiamo bisogno di tante note. Ecco, quando sono tante, come si diceva Mozart, se erano troppe quelle che aveva scritto Mozart, qualcuno le poteva togliere, ma quando non ce ne sono, non c'è più la vita. Ecco, abbiamo bisogno di risentire tante note, tante voci, tante età, non avere i vecchi che siano chiamati vecchi, che le donne che sono dimenticate, cioè tutti i giovani mischiarsi. Non ci mischieremo fisicamente, ma un'immagine di un'umanità variegata, con ognuno che dice una cosa diversa, senza che questo sia cacofonico. Questo poi diventa l'armonia. Ecco, io vedo questo come un momento armonico e non voglio più mettere uno contro l'altro, non mi piace uno più dell'altro. Poi voglio sentire, i giovani in questo momento hanno più paura di noi, perché a me mi dicono non tornare a Milano, perché? Perché non perché sia più bello stare all'aperto, perché sanno che se io torno a Milano vado in teatro, mi muovo, non sto a casa. E siccome vogliono tenere i settantenni a casa, e io naturalmente avrò molte autocertificazioni che dovrò assolutamente muovermi, per questo vorrebbero che io stia qua. Ma vedo che i giovani hanno molto più paura di noi. Noi non abbiamo paura, forse non abbiamo neanche paura di morire, o comunque sappiamo che ci ammaleremo ma non sarà più mortale. Noi dobbiamo passare dalla fase in cui questa epidemia è mortale alla fase in cui è un'epidemia, stiamo a casa, come io ogni anno faccio 2 o 3 bronchiti, perché io ho i polmoni malati, per cui c'è un naso che cola, sentite la voce che ho. Che voce ho? La voce di una rauca, no? E lo so, mi ammalerò, ma non morirò. Non credo che morirò. E comunque non abbiamo neanche paura della morte, perché ci piace la vita. E a chi piace molto la vita, la morte fa parte di questo rischio di cui parlavo. È un rischio. Ma i giovani hanno più paura, perché stavo dicendo, vorrei sentire i giovani parlare. E purtroppo no, dobbiamo parlare noi, come non mai. Le faccio vedere delle immagini. Su Instagram lei sta facendo dei racconti molto seguiti su episodi della sua vita, sul palcoscenico e non. Mi racconta di quella volta che Valentina Cortese stava cercando di salvare un uccellino? Beh, eravamo davanti al comunale di Firenze e c'era un uccellino che non poteva volare. E lei con tutti i suoi veli, meravigliosa, che stava arrivando alle prove, si è chinata per cercare di raccoglierlo e lo inseguiva ed è caduto nel tombino. Era disperata. Quando siamo entrati in teatro ha detto a Strehler: Giorgio, quel passerotto che ho cercato di salvare è cascato nel tombino. Pausa. Sono io quel passerotto. No, ma di Valentina mi viene in mente adesso una cosa stupenda a proposito dei dischi e della musica, della sua trasmissione. Quando io ero abbastanza amica di Valentina, una volta stavamo andando a comprare dei dischi, forse era Mozart che invece Strehler adorava, e lei ne prendeva 2, gli stessi dischi, 2. E io dicevo, ma come ne prendi 2? Uguali, si prendevano i dischi, non so se chi ascolta sa di cosa parlo. Lo sappiamo, adesso sono tornato in moda. Sperando per la sua trasmissione, ecco, dei dischi, e lei ne prendeva 2 perché dice, quando lui si arrabbia, quando Giorgio si arrabbia, lo rompe perché lo prende e lo calpesta, perché il suo furore si esprime calpestando un disco, e io subito glielo rimetto dentro perché così non l'ha mai calpestato. È come se rinegava la realtà. Ha già pensato alla prima cosa che farà al Parenti? Ma le sto pensando tutte. Una sicuramente mi sono chiesta, e non so come fare, se
le maschere del teatro greco hanno rappresentato un'epoca. Se questa epoca potesse essere degli attori con le mascherine dipinte, con un sorriso, con la faccia più triste, mi sono chiesto se poteva essere un marchio di questo periodo. Con Margherita Palli, che dovrebbe fare le scene di questo nuovo spettacolo, ne stiamo parlando. Parlandone con Massimo D'Apporto, che è il protagonista di questo spettacolo, di questo La Biche, che è uno spettacolo molto strano, perché è comico, ma è anche qualcuno che non si ricorda come ha passato la notte, insomma. E Massimo D'Apporto ha detto, sì, ma siccome non mi si vede parlare, potrei addirittura registrarlo. E poi facevamo la prova di come sono espressivi gli occhi se togli il naso e la bocca, perché di solito almeno la bocca si vede. Questa è una cosa che uno pensa, ma non penso, perché il vero tema non è se si apriranno le sale, ma come si prova con gli attori, come si mettono in contatto gli attori e gli stessi attori, come se la sentono di stare appiccicati, perché quando tu reciti sputi tanto. Mi ricordo che il povero Franco Parenti in prima fila, siccome urlando, la saliva dopo un po', cioè proprio bagnava, addirittura il sudore andava nella barba e quando lui si muoveva faceva, schizzava. Allora la cosa bella del sudore, si schizzava le prime file. Certo, quando uno parla magari sputa, e un attore vicino a un altro che sputa, non lo so, per questo. Sì, monologhi, ecco un'altra cosa, ci sono due tipi di monologhi, ci sono gli spettacoli dove una persona si confessa al pubblico, si racconta, quello che tento di fare in queste piccole pillole dove io accendo il video del mio telefonino e non so nemmeno cosa sto per dire, per cui aspetto che venga fuori da solo. Però, come sono felice che lei l'abbia detto, credo di essere in uno stato di sincerità, di bisogno di semplicità, di confessione, di dialogo. Ecco. Se un attore dialoga col pubblico e il pubblico sente che sta parlando con lui, mi piacerebbe anche che il pubblico possa rispondere, come si fa al circo, quando i clown chiedono e i bambini dicono è lì, perché c'è, non so. Mi piacerebbe coinvolgere fisicamente il pubblico, che la gente sappia che quello è essere lì. E dunque che io cambio, se uno spettatore va a vedere lo spettacolo due volte o tre volte, che sia veramente con una temperatura completamente diversa e che così si capisca cos'è essere lì, in quel momento lì, esattamente lì, con quella persona lì. Se c'è un pubblico che ti vuol bene, parlerai in un modo. Se c'è un pubblico ostile, cercherai di conquistarlo, sarai più seducente. Insomma, sono infinite le varianti. Ecco, vorrei sviluppare la diversità di varianti. Come si parla a un pubblico d'accordo con te, non d'accordo, più giovane, più vecchio. E poi chiuderei una cosa che non so se è di Albertazzi l'ha letta, io la cito perché mi appartiene profondamente. Il teatro è l'unica cosa, il luogo fisico, dove persone di età diverse, culture diverse, origini sociali diverse, si siedono, lasciano tutte queste diversità fuori dalla porta del teatro e se succede qualche cosa diventa una cosa singola, il pubblico. Infatti si dice è piaciuto al pubblico, il pubblico rideva, il pubblico applaudiva, singolo. Tutto diventa una cosa singola, una comunità che si esprime con un singolare. Questo io trovo che è magico. Ecco, vorrei lavorare molto molto sul fatto che quando verranno e chi non verrà se lo farà raccontare. Allora, una volta io ho fatto un'esperienza molto forte di spettacoli per uno spettatore, perché dicevo che questo unico spettatore avrebbe avuto un'emozione così forte che ne avrebbe parlato e sarebbe stata una delle cose che avrebbe meglio uno spettatore scioccato dal fatto che l'attore lo guarda negli occhi e parla a lui che non della gente distratta. Ecco, vorrei che fossimo capaci di parlare col pubblico uno alla volta. Non so se sono stata chiara. Chiarissima.
mi viene da dire contro un virus contagioso, pensiamo a un teatro contagioso. André Ruth Chammà, la ringrazio. Ci lascia un pensiero positivo? Contagiare di bellezza, di passione, di necessità. Io avevo tentato una cosa che si chiamava il bel contagio. Poi non so chi me l'ha contestata, la parola contagio dice lascia perdere. Dico no, ma il bel contagio, perché esiste. Allora io quando ho lavorato per la Telecom, con Marco Tronchetti, che ringrazierò sempre di aver avuto tanta fiducia, Andrea Kerbacher, avevamo inventato un premio che era il contagio della bellezza, cioè tutti quelli che con il loro lavoro, mi ricordo che abbiamo dato il premio a Sermonti perché aveva fatto amare Dante, la Giulia Maria Crespi che aveva fatto amare le dimore storiche e l'agricoltura, a Baricco perché aveva raccontato dei romanzi, cioè un insegnante che riesce a far passare la propria passione merita un premio enorme, più dell'autore che racconta, lui che lo fa amare. E credo che dovremmo diventare un piccolo esercito che fa amare le cose belle e cancellare tutti quelli che stanno passando dei segnali che non ci piacciono.